Siamo tutte in scena. Diamole pronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la sua lassi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non mi va come vi guardo. Non vi guardo. E non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Un film non può esistere senza musica, nel senso che la musica, in un film, può esprimere quello che non può essere detto in un altro modo, o quello che non può essere taciuto. E questa è la sua prima funzione, quella di suggerire i sentimenti che il pubblico dovrebbe provare. Paradossalmente, quando questo avviene, il pubblico non avvertirà in modo cosciente l'ingresso della musica in quel momento del film. La seconda funzione della musica è un po' più tecnica. Un film è fatto di molti pezzi, artificialmente legati l'uno all'altro. La musica fa da collante a tutti questi pezzi, ne elimina le differenze, creando un'unica sequenza che il pubblico percepisce come continua e inevitabile. Un paradosso della colonna sonora è che, quando viene correttamente usata, anche una musica di povera qualità può essere efficace. O viceversa, una musica di magnifica qualità, ma che non è usata nel modo giusto, può fare danni al film. In realtà non si sa bene perché la colonna sonora è necessaria in un film, ma noi sappiamo che le sequenze più importanti dal punto di vista emotivo in un film, se fossero prive della musica, potrebbero risultare intollerabili o fredde. Qui adesso seguono tre piccoli esempi di musica che ho scritto per un film da me anche diretto, dove vi racconto in che modo ho cercato di indirizzare il pubblico verso un mood piuttosto che un altro, proprio per aiutare la continuità e la resa emozionale della storia. Questo tema è nato perché a me serviva per questa serie, serviva un tema che desse speranza, un tema in qualche modo che facesse capire che può trionfare il valore dell'impegno civile anche quando nasce dal basso, quando nasce da una persona semplice come può essere un'operaia tessile, in un paese che volutamente, in un paesino del Lazio immaginario, che volutamente noi abbiamo cercato di immaginare come se fosse un po' sospeso nel passato. L'atmosfera del film è retro, è nostalgica, è un po' anni 50, anni 60, i costumi, le acconciature, i colori. Perché? Perché era un'epoca dove la speranza e il boom economico potevano autorizzare a pensare che l'impegno personale in qualche modo potesse pagare. E io credo che questo tipo di atmosfera, avendo come testimonial una come Sabrina Ferilli, che è una donna che è fortemente portatrice della tradizione, della schiettezza, della velocità, di ciò che funzionava una volta, potesse pagare, potesse vincere, potesse essere più rappresentativo, meno finto moderno, ecco. Per cui mi serviva un tema che fosse anche suonato... più dolce, più da Carillon, potesse comunque ricordare che lei è qualcuno che, se vuole, può farcela, può provarci, anche può perdere, ma comunque non è il tipo depresso che si rassegna. Mm.
Questo tema nasceva dall'esigenza di rappresentare i pur pochi momenti in cui durante la serie si afferma un valore positivo, cioè Angela riesce nel suo tentativo di conquistare una vittoria, anche ai punti, anche di breve durata. A me serviva di poter sottolineare i momenti in cui lei diceva: beh, stavolta ce l'abbiamo fatta per poco, però abbiamo fatto un passo avanti, visto che comunque è una guerra di trincea, ogni giorno uno conquista un metro. E ho pensato che variando di poco il tema, quello diciamo così, il main theme della serie che facciamo, variandolo in qualche modo, ma conservando questo disegno ascendente, cioè quindi questo tema è una variazione dell'altro, con un, credo, nelle mie intenzioni, un empito di epicità apparente in più dovuta alla soddisfazione di questo risultato raggiunto. Tra l'altro conserva l'aspetto comunque, è comunque un tema popolare basato su accordi di tre suoni, di triadi, senza settime, senza complicazioni, per suggerire, a mio avviso, la semplicità del personaggio, cioè voglio una cosa, vado dritto, non penso che ci siano dei corrotti, non penso che ci siano delle persone che non la pensano come me. Nei film c'è anche sempre il tema patetico. Che esprime l'impossibilità di raggiungere un obiettivo. O anche il lutto di chi lo ha perso, l'obiettivo che aveva. Io ho pensato che in questo tipo di clima servisse anche qui tema fatto su accordi di tre suoni, perché comunque la semplicità anche bonaria dei personaggi poteva rappresentarlo meglio, e in questo caso ci ho messo però a un certo punto la possibilità del riscatto, cioè sì, ok, io sono a lutto perché questa cosa non l'ho raggiunta, perché ho perso una cosa importante per me, in questo caso il matrimonio dei due coniugi, il tema si chiama matrimonio finito, però c'è una possibilità di riscatto, però c'è la possibilità di non dichiararmi vinto o comunque di non deprimermi. Quindi c'è un momento epico che nasce da questo clima molto patetico. Qui è ancora triste. Elaborazione del lutto. Però qui c'è un risveglio epico. La possibilità di non arrendersi. Sperare che prima o poi ce la si possa fare.